5 erbe ayurvediche perfette per pelle e capelli in estate. Ciao, io sono Diana e dal 2015 mi occupo di cosmesi naturale e biologica. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al canale di Yomi Bio per non perdere i prossimi video. Le erbe ayurvediche vengono utilizzate da migliaia di anni nella medicina tradizionale indiana e vengono utilizzate anche per la cura di pelle e capelli. Con le erbe ayurvediche puoi ottenere tantissimi risultati, puoi ad esempio contrastare la forfora, contrastare la caduta dei capelli, contrastare l'ingrigimento dei capelli, ma anche effettuare trattamenti alla pelle per schiarire macchie o calmare irritazioni. In estate, caldo, sole, umidità possono seccare la pelle e i capelli e provocare prurito ed irritazione. Per questo oggi ti consiglierò 5 erbe ayurvediche che sono perfette per curare pelle e capelli in estate. Partiamo dal fieno greco, che è ricchissimo di mucillagini ed ha un elevatissimo potere idratante. È ottimo quindi per contrastare la secchezza di pelle e capelli ed anche per lenire gli arrossamenti e le irritazioni post sole. Perfetto per l'estate è anche il sidr, che conosci magari anche come Sisyphus. È un'erba ayurvedica che ha un'azione idratante, volumizzante e ristrutturante, quindi ottima per gli impacchi per capelli, ma è ottima anche poiché ha un leggero potere lavante, quindi puoi utilizzarlo come shampoo alternativo per non stressare i capelli con lavaggi frequenti. Perfetta anche per viso e capelli è l'amla, che è una pianta ricchissima di vitamina C, quindi sul viso è ottima per il suo potere antiossidante, ci va a contrastare le rughe, ci aiuta a prevenire le macchie ed è ottima anche sui capelli poiché li va ad idratare ed illuminare. Un'altra pianta altamente idratante che puoi utilizzare per viso e capelli è la malva. Anche la malva è ricchissima di mucillagini, quindi ha un elevatissimo potere idratante, in più ha un'azione lenitiva ed antinfiammatoria, quindi puoi utilizzarla magari come maschera viso per gli arrostamenti post-esposizione. Ultima erba ayurvedica, questa l'adoro per il viso, è la polvere di rosa damascena, che ha un'azione idratante, lenitiva ed anti-age ed è perfetta per maschere viso profumatissime che lasciano la pelle morbida e luminosa. Se hai trovato utili questi consigli, condividi il video con qualche tua amica, lasciami un like e lasciami un commento per farmi sapere quali sono le tue erbe ayurvediche perfette per l'estate.